Ciao ragazzi e benvenuti a Pizza Talk. Oggi parliamo del friulano, lingua, non lingua, cercheremo di capirlo e cercheremo soprattutto di capirlo con il nostro ospite Valerio che come al solito lascio si presenti da solo. Prego Valerio. Ciao a tutti, io sono Valerio Vado, faccio parte dell'ensemble Reverie e del duo Val. E praticamente con Reverie abbiamo fatto qualche anno fa uno spettacolo e un album dedicato alla lingua friulana, alla ricerca delle radici, delle mie radici, che si chiamava Gnos Friulanis, il tempo del sium, che sta per Notti Friulane, il tempo del sogno. E appunto e anche con questo duo Val esploriamo praticamente tutta la musica celtica dal Friuli fino all'Irlanda e appunto anche in questo caso eseguiamo alcuni pezzi di musica di poesie friulane musicate da me. Per cui questo è quanto in sostanza, diciamo. Ok, quindi andiamo dritti sull'argomento. Il friulano è una lingua? Dunque, sì, allora, per quanto mi riguarda sono un po' questioni di lana caprina, però diciamo che il friulano è a tutti gli effetti riconosciuto come lingua ufficialmente sia dalla Repubblica Italiana che dalla Regione Friuli Venezia Giulia che dal Consiglio d'Europa, per cui per una serie di motivi che sono tra l'altro appunto il fatto che comunque si è sviluppato indipendentemente dall'italiano partendo dal latino aquileiese. Poi appunto che i parlanti friulano si riconoscono in questa lingua come fattore di coesione, diciamo, locale, e poi anche perché ha una serie di regole grammaticali e sintattiche che sono state ben definite, per cui diciamo che può essere definito lingua a tutti gli effetti. Ok, qual è un po' l'origine, la storia, insomma, a parte il fatto che viene fuori dal latino, immagino che sia una lingua appunto neolatina, e come mai è appunto si è discostata dall'italiano, o comunque non è considerabile un dialetto, cioè. Non è considerabile un dialetto in quanto si è proprio sviluppata parallelamente all'italiano, per cui fa parte delle lingue, diciamo, retoromanze, tra cui il ladino e il romancio, che si parlano appunto in Trentino, in Svizzera, nel cantone dei Grigioni, eccetera, eccetera. Infatti, alcuni poeti friulani che emigrati in Svizzera scrivevano sia in ladino che in friulano. E sebbene diciamo, per iscritto è molto simile, poi chiaramente cambia un po' la pronuncia perché il ladino in montagna si pronuncia con suoni un po' più chiusi, un po' più gutturali rispetto al friulano qua della bassa, di dove sono io, che ha vocali molto aperte e è molto più luminoso. Per cui diciamo sì, fa parte delle lingue, si può dire retoromanze neolatine, e se appunto si è sviluppato nel corso dei secoli parallelamente all'italiano, mantenendo una sua identità ben definita, pur incorporando appunto elementi celtici, germanici e anche slavi. Però diciamo questo più dal lato proprio dal lato della toponomastica, di alcuni nomi di cose, di oggetti, più che per la costruzione delle frasi. Ok, qual è la situazione odierna del friulano? Cioè, è parlato da tanti, è parlato da pochi, è tutelato, abbiamo capito prima, sì, però Sì. è tutelato a livello legale, è insegnato nelle scuole, cioè, qual è la situazione? Sì, il friulano è tutelato come lingua minoritaria, viene insegnato nelle scuole del Friuli, ho visto un po', mi sono un po' documentato anch'io, e diciamo indicativamente le cifre oscillano sui 600.000 parlanti in regione anche, diciamo, zone limitrofe anche del Veneto, e soprattutto secondo me ci sono molti parlanti, secondo me si aggireranno anche su diverse centinaia di migliaia anche in tutto il mondo, perché appunto considerando che ci sono stati tanti emigranti friulani in tutto il mondo, specie in Argentina, Australia, Belgio, Francia, America,
ci sono diverse associazioni di friulani emigrati che si chiamano Frulans, in cui praticamente tutti, diciamo, i soci mantengono vive le tradizioni, parlando friulano e cose. Facendo appunto incontri in cui magari si vestono anche con i costumi tipici delle zone del Friuli. E la cosa interessante che, di cui mi raccontava appunto Eddie Bartolussi, che è un poeta e scrittore friulano tra i maggiori, diciamo, attualmente ancora in attività, il fatto di tenersi, che ci siano queste comunità di emigranti che tengono viva la parlata. È molto interessante perché permette di andare a ritrovare termini arcaici che nel Friuli odierno non si usano più perché per la contaminazione con l'italiano attuale. Per cui questo è molto interessante. Cioè, paradossalmente è più puro il friulano parlato all'estero che non il friulano che si parla attualmente in regione. Ok, giusto per capire, il friulano è quindi parlato, a parte chiaramente chi se ne va dalla regione, prevalentemente nella zona del Friuli Venezia Giulia, oppure un po' più del Friuli, un po' meno del Friuli? Se no, diciamo, si parla grosso modo prevalentemente in Friuli. Ci sono alcune diciamo, comunità extrafriulane, tipo in Veneto, nella provincia di Venezia, zona Portogruaro, oppure diciamo, in zona Sappada, dove si parla ancora un po' friulano. Per cui diciamo, vengono considerate delle isole friulanofone al di fuori della regione. Ok. Comunque, sì, diciamo, in Friuli poi ci sono anche nelle zone di confine si parlano anche altre lingue, tra cui dei dialetti tedeschi nella zona dell'Alto Friuli, tipo Sauris, Incarnia, ci sono tipo delle isole germanofone, oppure anche al confine con la Slovenia si parla anche un po' sloveno. Ok. Giusto per chiarire, perché molto spesso le minoranze linguistiche sono contraddistinte anche da tradizioni e feste proprie. Il Sì. friulano e i friulani, quindi, sono anche loro contraddistinti da feste proprie, tradizioni proprie, oppure, tra virgolette, il fatto che siano state inglobate dallo Stato italiano ha fatto un po' sparire queste cose. No, diciamo che per quanto ne so io, perché appunto io sono nato a Milano, vivo a Milano. La mia famiglia è friulana, oggi casualmente sono in Friuli per una serie di motivi familiari, per cui vabbè. Per cui diciamo non sono molto addentro questo, però mi sembra che a parte la festa del Friuli che è il 3 aprile, proprio diciamo che è la festa della patria, così la chiamano qua, le feste, diciamo, ci sono alcuni diciamo, eventi che si fanno qui in Friuli, che sono praticamente all'Epifania, si fa la casera o foghera, a seconda delle zone si chiama diversamente, che consiste in questo falò in cui diciamo, tutta la comunità si ritrova per brindare al nuovo anno. No? Però questi sono diciamo, usi un po' diciamo, paganeggianti, che sono un po' in comune, da quello che so, anche con varie altre zone del nord Italia, per cui non sono specificatamente friulane. Quello che secondo me caratterizza il Friuli rispetto ad altre regioni è che sono, diciamo, aspetti che ho trovato solo qui, sono più che altro personaggi di un certo tipo di mitologia folcloristica. Tipo le Aganis, che sono le agane o anche fate d'acqua, che sono spiriti buoni femminili che diciamo che dimorano presso ruscelli, laghetti, piccoli corsi d'acqua, oppure i benandanti, che sono dei guaritori maschi, che praticamente sono praticamente l'equivalente delle guaritrici donne, le fattucchiere donne che c'erano in ogni paese, sai, quelli che magari ti sistemano le ossa quando sei un po' incriccato, eccetera, eccetera, che in genere erano, diciamo, facoltà innate che si trasmettevano generalmente da madre a figlia, e nel caso dei benandanti, caso molto raro, si trasmettevano da madre a figlio. Per appunto questi benandanti avevano anche tutta una serie di
di altri poteri che usavano, diciamo, per fare del bene tendenzialmente, infatti ben andanti per quello. E su questo vi rimandiamo all'intervista che abbiamo fatto proprio a tema Benandanti. Comunque, adesso ci diresti o canteresti o insomma qualcosa in friulano? Sì, con molto piacere. Allora, io ho musicato alcune poesie di Pierpaolo Pasolini in friulano e c'è questa che secondo me è bellissima, che adesso vi leggerò in friulano, poi in italiano e poi ve la faccio sentire cantata per farvi apprezzare le sonorità proprio della lingua. Allora, il titolo è Canzoneta ed è tratto da La Nuova Gioventù edita da Einaudi. Canzoneta. La vierta a duar l'isera, tai terrens viersi il mar. Ai muarta ieri di sera, eppur ei mortal. Mil voltis iai odut la sofin, ma in ciamono sai, sae un timp dal mont, a sae doma lus. Aduar, anno vif, anno mour, aduar. Qua chi cius aduar, lusint viersi il mar. Canzonetta. La primavera dorme lieve sui terreni verso il mare. È morta ieri sera, eppure è immortale. Mille volte ho visto la sua fine, ma ancora non so se è un tempo del mondo o se è soltanto luce. Dorme, non vive, non muore, dorme. Qualcosa dorme, luccicando, verso il mare. E questa è come suona cantata. La vierta duar l'isera, tai teres viersi il mar, ai muarta ieri di sera, eppure è immortal. Ma in ciavolo sai un tim dal mondo, assai doma luz, assai doma luz. Qualche ciussa aduar, lusin viersi il mar, lusin viersi il mar. Perfetto, grazie Questa è stata mille. una versione super basica, giusto per far sentire Il il suono delle suono, parole. perfetto, grazie mille. Grazie Grazie per essere stato con noi. Con voi ragazzi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi e commentate qui sotto e andate a seguire Valerio. E magari mi lascerai i contatti per scriverli qua sotto nelle Volentieri, informazioni. grazie. E niente, ci vediamo alla prossima. Dai, grazie mille, Grazie mille, grazie. grazie. Grazie a tutti, ciao, 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 ciao.